Nevica da giorni su tutto l'Appennino pistoiese sopra i 1300 metri. I comprensori di Abetone e Cutigliano si preparano alla prima apertura stagionale dell'era Covid. Sulle piste occorrerà il Green Pass, che verrà controllato a campione da una serie di addetti autorizzati. Chi non ce l'ha dovrà restituire lo ski pass e allontanarsi dalle piste. Per tutti gli altri, invece, neve e divertimento non mancheranno. Ci sono tutte le premesse perché il ponte del 4 e del 5 e poi Sant'Ambrogio veda Abetone e Cutigliano con tutti gli impianti aperti, per cui veramente la nevicata, il freddo, la possibilità di mettere in moto gli impianti di innevamento programmato, i battipista che già girano sulle nostre piste, ci sono veramente tutte le condizioni affinché la stagione 2021-2022 sia veramente la stagione della ripresa, della rinascita, del ritorno dello sci. E tutta questa neve tra fine novembre e inizio dicembre, erano anni che non si vedeva ad Abetone. Tutto questo è il migliore degli auspici possibili per la prossima stagione turistica sciistica dopo quasi 2 anni di fermo a causa Covid. E oggi sono 619 giorni dal quel maledetto 9 marzo con cui si concluse la stagione 2019-2020, e sfata anche una situazione che da troppo tempo ci stiamo un pochino portando dietro, quello che a 1500 metri, a 1300 metri nell'Appennino non nevica più, no. Nell'Appennino nevica, oggi qui ci sono più di 50 cm di neve, sulle Alpi molte zone non hanno visto nemmeno un fiocco di neve.